Dopo tre sconfitte tra C e Under 18, arriva una bella vittoria contro i Cefalù, una prova mai in discussione. Sì, ma ci voleva per il morale dei ragazzi, soprattutto per prendere fiducia. Perché hai voglia che si ripeta a parole e si continui a dire che il campionato di Serie C probabilmente è un pelino alto il livello rispetto al nostro attuale potenziale, e ai ragazzi poi contano i 2 punti, contano le vittorie, e questa vittoria con Cefalù sicuramente ci dà morale. Un'impressione sul girone, hai affrontato Trapani, Messina e Cefalù. Dove può arrivare questa viola? Ma noi siamo a ridosso delle due teste di serie, che sono Trapani e Capodorlando. Sicuramente vogliamo stare dietro di loro, essere i primi di tutto il resto del truppone che c'è, e questo già per noi sarebbe un buon risultato. Poi chissà cosa viene dopo, questo lo vedremo. La C-Silver invece dove può arrivare la tua squadra? Ma la C-Silver non c'è risultato, per noi interessa poco, conta far giocare questi ragazzi il più possibile, farli acquisire fiducia, è chiaro, voler mantenere la categoria sul campo, questo è il nostro obiettivo. Noi, questo campionato di C-Silver alla fine si sta rivelando diviso in due tronconi, ci sono le due prime della classe, Lamezia e Rende, un pelino sopra, anche se il Valgallico ha dimostrato di poter lottare con questa qui, poi c'è la Vis e forse la Virtus Catanzaro immediatamente dietro, e dopo ci sono le altre che lotteranno per salvarsi. Ci metterei forse anche Botteghelle nel gruppo delle prime 5 e poi Ma si spezza. Botteghelle ha un organico che probabilmente può far bene contro chiunque, però fa un po' più fatica rispetto a quelle che citate prima. Prossimo impegno in C. Contro Lamezia, che è la migliore squadra del campionato, una squadra tosta, ma vedremo di ben E figurare. non è una gara come le altre per te. No, sicuramente no. Chiaro che è cambiata la squadra quasi totalmente, voglio dire, per cui alla fine ritroverò forse fra Giacomo e Gaetano Franco, il resto della squadra è Gennaro Rubino. Il resto della squadra è totalmente cambiata, che punta molto sull'asse Monier-Longoria e di Gennaro, quindi alla fine è proprio un'altra squadra. Sicuramente ha una veste particolare, perché io alla Lamezia ho trascorso 2 anni bellissimi. Abbiamo costruito un progetto, secondo me, molto interessante, che speriamo porti dei frutti nel prosieguo.